a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi unboxing del sito Be The Park, nuova collaborazione, e adesso vi mostro cosa ho scelto. Questo è il pacchettino, è abbastanza voluminoso, no? C'è ovviamente il pullball, è arrivato esattamente in 12 giorni lavorativi. Adesso vi mostro cosa ho scelto. Rieccomi, questo è il ricapitolo di tutti i prodotti scelti, sono esattamente 22 prodotti, questo è il codice sconto per avere il 3% di sconto senza minimo di spesa, è GD3OFF01, ve lo lascio anche in descrizione ovviamente con tutti i link dei vari prodotti scelti. Allora, il primo prodotto è questo. Questo è il codice, sono appunto dei glitter per utilizzarli con la resina. Sono all'interno tre confezioni e sono base bianca con riflessi AB. Davvero molto molto belli. E quindi ne ho prese tre confezioni. Cioè all'interno di questa confezione ce ne sono presenti tre box. Poi ho preso la foglia oro. Ed eccola qua, questo è il codice. Ovviamente quell'argento ce l'ho a quantità industriali, quella oro la termino subito, chissà perché. Quindi ho preso questo set di foglia oro. Poi gli stickers per le unghiette ne ho presi di due tipi. Questo è il primo, che è un po' particolare. All'interno ce ne sono presenti due. È fatto in questo modo. Al limite lo immagino con uno smalto, un semipermanente toni neutri. E questo come decorazione è particolare, molto carino. E poi ho preso anche quest'altra variante, un po' più primavera, e questo è il codice. E questi non mi sono resa conto che all'interno ne sono presenti 10, cioè 10 foglietti di questi qua, ne sono davvero tantissimi, vedete? E poi sopra ovviamente ci sono i fiorellini, i boccioli, le foglioline, le scritte, la scritta Blossom, altri fiorellini più piccoli, i petali, sono davvero molto carini, quindi credo che avrò fiorellini cioè per tanti anni, al limite li proverò a utilizzare anche nella resina. Questo comunque è il codice, l'ho scritto proprio anche qui, che sono 10. E poi vi mostro anche gli stampi. Allora, ho preso questo, che è il primo stampo per la resina, e sono appunto, sempre restando in tema, dei fiorellini. Come vedete ci sono due coppie di fiorellini. Questo ne ho preso solo uno, di questo qui, visto che già c'è la coppia, quindi ne ho preso solo uno. Invece poi ho preso due di questi qui. Questi sono partita che pensavo che fossero dei sottobicchieri, cioè me li immaginavo più grandi. Alla fine sono piccini, però non fa niente, ci farò qualcosa. Questo è il codice e questo è lo stampo. Cioè questo come sottobicchiere era davvero molto molto carino, ma è micro, quindi va bene al limite per la tazzina per il caffè come sottobicchiere. Però è carinissimo, davvero molto carino. Come dicevo, l'ho presi appunto due. Ed eccoli qua, ovviamente stesso codice, quindi ci farò qualche altra cosa invece dei sottobicchieri. Poi passiamo a questi due elementi Swarovski. Ho preso questi cabochon da 18x13 della Swarovski, sono crystal, non presentano la patina, quindi sono trasparenti, ed eccoli qua. Ed è fatto appunto in questo modo, non ci fate caso, ma ho i glitter ovunque. Vedete, questa è la punta e questo ovviamente è il davanti. Misura 18x13 e ne ho presi ovviamente due. E quindi andremo a creare qualcosina sia con la resina e sia con le perline. Questo è il codicino. Poi ho preso ovviamente anche le perline. Questa è la prima colorazione, queste sono tutte quante della Miyuki e sono appunto le Matte Opaque Red AB RR0408FR ed è una bellissima colorazione. C'è sia ovviamente il rosso, ma come vedete ci sono anche dei riflessi arancioni. Molto bello. Poi ho preso anche questa colorazione qui, che è appunto la White Pearl AB RR0471 ed è appunto un bianco
classico. Poi ho preso anche questa che si chiama Colombine, bobo. È scritto qui, Celion, è la RR0534 ed è una bellissima colorazione, sempre della Miyuki. Poi ho preso questo che è anche un colore particolare, che è il Matte Opaque Mostarda RR2312 ed è questo qui, sempre ovviamente della Miyuki, un colore mostarda. Poi ho preso anche quest'altra colorazione che è l'Opaque Edgeplant Luster 0434 e anche questa è una stupenda colorazione. Le ho scelte, perciò per me sono belle. Davvero particolare questa qui, che in videocamera sembra un po' più scuretta, ma dal vivo è leggermente più chiara. Poi, come perline ho preso solo quelle, ho preso anche le perline in conchiglia. Queste sono da 4 mm, sono appunto round ed è un filo di perline. Un filo anche abbastanza lunghetto, tutte da 4 mm. E poi le ho prese anche con tipo cabochon, però sono schiacciate, questo è il codice, e come vedete hanno un foro, vedete sono fatte tipo cupoletta e poi sul retro hanno un foro e all'interno della bustina sono presenti solo 5. Queste le immaginavo più che altro come abbellimento per quanto riguarda i portagioie, quelli lì col coperchio, quindi mettere questa perlina centrale per andare a realizzare, diciamo, il manico del coperchietto per poterlo alzare. Vedete, c'è tipo il foro sotto, eccolo qua, e sono carinissime, davvero molto carine. Poi, come perline ho preso anche le Delica. Queste sono le Matte Transparent Light Amethyst e sono le 0870. Ovviamente sempre della Miyuki, queste sono in flacone e dal vivo sono tutte riflessate. Non so se rende anche in videocamera. Provo a farvelo vedere anche senza... Non so, si nota? Vabbè, rimetto di nuovo il flash del cellulare. Sono tutte belle riflessate queste qui. Poi, per quanto riguarda... Ah, cavolo, ho preso anche questi qui, che sono i glitter, vabbè. I glitter per la resina. Questo qua, il codice, sono 3 box. E sono davvero bellissimi. Sempre si mette a fuoco tutto sto luccichio. Sono base fucsia con tutti questi riflessi, appunto, AB. Sono davvero belli. Si notano anche così senza che apro la confezione, sono davvero bellissimi. Poi dicevo, per quanto riguarda i componenti metallici, lo sapete la mia ormai fissazione per i cerchi, quindi ho ripreso un altro paio di cerchi, sono all'interno della confezione, sono 2 paia e ho preso anche questa variante qui. Io ormai, cioè, sono fissata con i cerchi, sono i miei orecchini preferiti. Ho preso anche questi che sono da 25 e sono effetto, sono un po' tipo effetto ritorti, vedete, con il gancino fatto in questo modo, molto molto carini. Come dicevo prima, sono presenti appunto 2 paia all'interno della confezione. E poi ho preso anche quelli lì a forma di cuoricino. E sono questi, questo è il codice, sempre in acciaio, ed eccoli qua, sono davvero carinissimi. Aspettate, provo. Ok, questi sono fatti in questo modo, ovviamente è agganciato così e soltanto laterale si nota appunto che è un cuoricino, perché poi sul davanti si nota questo e questo è il laterale. Sono davvero davvero carinissimi. Questi li ho visti anche con dei pendenti sotto questi orecchini qui a forma di cuoricino.
Poi, per restare sempre a tema cuori, ho preso anche questi. Questi sono dei pendenti con delle decorazioni, delle micro, dei micro cabochon sopra, bianchi. Sono fatti così, dei piccoli cuoricini con appunto questa decorazione con queste perline sopra. Sono carinissimi. Questi pensavo di utilizzarli come pendenti per una collana, ma volendo la grandezza è adatta anche per dei pendenti, per dei bracciali, perché no? All'interno questi sono presenti 5 pezzi. Poi, sempre in metallo, ho preso anche questi, che voglio utilizzarli sia con la resina sia con la nail art, e sono sempre appunto dei cuoricini, dei piccoli cuoricini in metallo. Ne sono presenti diversi nella confezione e sono davvero carini carini. Sono esattamente 5 grammi, molto molto carini. Ve li mostro senza... ok, così almeno si notano. Poi, sempre in metallo, in acciaio, ho preso queste medagliette da 12 mm e sono davvero molto carine anche queste. Sono effetto martellate, sempre se mette a fuoco, eccolo qua, molto carine. Il retro e il davanti sono uguali e all'interno sono presenti 10 pezzi. Sono carinissime. Questi, come dicevo prima, o come pendenti come per una collana o anche pendenti per un braccialetto. Poi l'ultimo prodotto è questo, è una catena, questo video è lunghissimo, perdonatemi, è una catena in alluminio e sono esattamente 5 metri di catena. Eccola qua, è leggerissima, la maglia mi piace tanto perché è tipo una sorta di... avete presente tipo le graffette? Mi piace davvero tanto questo stile di maglia, poi è leggerissima e la vedo adattissima sia per dei bracciali ma anche delle collane, perché no? Ve la mostro anche senza flash perché è una sorta di giallo molto tenue, vedete la differenza? Questo è un giallo più acceso, questo è un po' più chiaro, ecco. Davvero molto molto carina. Poi 5 metri a voglia fa. Ed ecco qua ragazzi, questi erano tutti i prodotti che ho scelto dal sito di Bidopark. Non c'entrano tutti quanti nell'inquadratura, eccoli qua tutti quanti: resina, perline e ovviamente anche qualcosa per la nail art. Io spero che questo video sia stato di vostro gradimento, lasciatemi un like e un commentino. Ovviamente seguiranno in collaborazione sempre due tutorial, uno di resina e uno di perline. Io vi saluto, un bacione e alla prossima con nuovi video. Ciao ciao!